Buonasera a tutti. E prima di cominciare solo una precisazione. Io sono Stefania Ughivi, Lisa Biagiotti, Andrea Marinelli. E Lisa è di New York, parla un italiano che voi scoprirete, ma diciamo che non c'è una traduzione, per cui in caso magari faremo io e Andrea da traduzione, se lei si sentirà libera di parlare, magari di spiegare il suo lavoro in inglese, però sono sicura che riusciremo a intenderci molto bene. Poi mostreremo anche una clip e alcune cose che hanno portato al suo lavoro. Innanzitutto, lo scopo di questo panel, l'idea era di parlare di due esempi che hanno molto in comune ma anche molte cose diverse di giornalismo indipendente partito al di fuori dei media tradizionali e che però necessariamente si deve trovare poi a dialogare, a trovare come interlocutori media tradizionali. Parleremo di crowdfunding, anche di self-financing, senza però, stando molto attenti, questo è proprio una premessa che faccio da giornalista in qualche modo garantita. Io lavoro al Corriere della Sera, ho alle spalle una struttura e dunque credo che sia anche molto importante dare dei messaggi chiari, non mitizzare come il rischio magari nel momento rischia di portare l'idea che uno possa con i propri mezzi, autofinanziandosi, fare il giornalista e senza nessun bisogno di avere degli interlocutori, perché comunque stiamo parlando di due esempi molto significativi, ma che, ripeto, come ho accennato prima, hanno necessariamente come obiettivo di dialogare con i media tradizionali. E i due, cominciamo a parlare da Lisa. Lisa è una giornalista indipendente documentarista che ha iniziato a indagare partendo da dei dati, come poi tanti noi giornalisti facciamo, su un tema che è quello dell'AIDS nei paesi dell'America del Sud, e che su questo ha costruito un lavoro bellissimo, durato diciamo 2-3 anni in realtà, molto approfondito, che l'ha portato a realizzare un documentario che sta girando nei festival, che ha avuto una grande eco in America, di cui poi lei stessa vi racconterà. È un documentario che lei ha realizzato con i suoi mezzi, e anche questo scopriremo in che modo. Al contrario, Andrea è un giornalista italiano che ha deciso, visto che appunto la situazione italiana, non perdiamo tempo a ripeterla perché la conoscete tutti molto bene, di cercare un altro modo di fare giornalismo. È andato a seguire la campagna elettorale americana e ha deciso di andare senza rete, di partire senza rete, e la rete poi se l'è costruita attraverso crowdfunding, attraverso il modo in cui lui stesso vi racconterà, attraverso continui tentativi, in alcuni casi riusciti, non sempre riusciti, di dialogo con i media tradizionali, e questo l'ha portato a realizzare un grande lavoro di copertura della campagna elettorale americana. Da questo poi, attraverso i suoi post che pubblicava sul blog, oltre agli articoli che comunque pubblicava, ne è venuto fuori un libro di cui peraltro si parlerà qua a Perugia sabato, ed è pronto a lanciare un nuovo progetto di crowdfunding su un altro tema, che è quello dell'omofobia negli Stati Uniti. Entrambi i due lavori, quello di Lisa e quello di Andrea, sono secondo me molto significativi, perché sono delle specie di start-up giornalistiche, cioè sono lavori che hanno richiesto molto molto investimento umano, di lavoro, economico, fatica, che gli ha permesso di avere una visibilità a entrambi nei loro settori, e che però evidentemente non possono essere un modello. La crisi che stiamo vivendo è una crisi da cui spesso si tende a parlare, spesso anche per usarla un po' come un alibi, cioè siccome non ci sono i soldi le cose non si possono fare, siccome non ci sono i soldi purtroppo i giornali non possono dare lo spazio che si dovrebbe ai giovani, siccome non ci sono soldi certi temi che richiedono tempo e lavoro vengono trascurati a favore di cose che sono magari più immediate o che sono considerate argomenti più, tra virgolette, vendibili o appetibili per il pubblico. Quello che noi volevamo presentare in questo panel sono degli esempi, cioè un percorso di un'idea di giornalismo indipendente, di un modello di sostenibilità di giornalismo indipendente, che evidentemente non può essere un giornalismo fatto senza ritorni economici, senza feedback, senza interlocutori nei media tradizionali.
Per cominciare, Lisa ci mostra un clip del suo documentario, di Past House, e poi anche qualche cosa che spiega meglio il progetto. Prima questo clip e poi parlo in italiano, ma ieri era il primo giorno che ho parlato in 10 anni e non esagerato, quindi parlo un po' in italiano e anche un po' in inglese, va bene? Okay, grazie. Ecco il trailer. It was kind of a weird process for how it started. Back then, our neighborhood was really, really thick with people. I mean, so thick until if somebody just disappeared or walked away, you wouldn't even notice it. There are so many different levels of secrecy. Walk around with smiles on our face. On the inside, we're screaming. Some say that homosexuality is not a sin. It is. AIDS is God's curse to homosexual life. Some of you will like what I have to say, and some of you probably won't. But I'm going to give you my opinion, and I'll try to be as objective as I can. People usually don't get to tell their story at home. And people need to tell their story. I leave so much because it's something that's bothering me or haunting me, and I'm steadily trying to run from it. You put your life on hold for other folks, and you ain't living your life. You know, it's time for Josh to do Josh. I'm not very close to a lot of people because I think, you know, like maybe I'm contaminated. You're not contaminated, baby. Everybody else around you is contaminated. We don't have high-paid lobbyists. We don't have a lot of money. Here are some of the things we do have. The most people living with HIV and AIDS, the most poverty, the most sexually transmitted infections, the most people without health insurance, the most vulnerable populations, the fastest growing epidemic, the least access to health care, the highest mortality rates, and the least resources to deal with this crisis. Whatever is wrong down the line, we have to go back and fix it. In order to fix it, we have to find out what went wrong. Nella campagna del sud degli Stati Uniti. Ho lavorato su questo progetto per quasi 3 anni, ho guidato di 20.000 chilometri in tutto del sud, parte dell'America, e costano $100,000. Ho sollevato $50,000 da un'organizzazione non profit. E poi ho liquidato i miei fondi pensione per finirlo. Da quando ho finito un anno fa, il film è stato proiettato in 30 posti per quasi 4.000 persone. Un gruppo di lavoro volontario di ricercatori di Harvard, Duke, Johns Hopkins, è immerso per trovare il modo di utilizzare il film come un intervento in tutto nel sud. Deep South ha vinto premi per migliori documentari gay, è una storia di omosessuali che è un po' diversa perché è un omosessuale nella società nera o African American. Such as African American. Il film ha avuto 25 articoli in pubblicazioni tradizionali e anche alternativi. In 2 mesi il film sarà presentato in un grande festival di cinema a New York. E questo sembrano di molti successi.
successi per un piccolo film, ma adesso forse racconto la realtà di sopra tutto. Sì, nel senso che c'è sicuramente avuto un grande successo di riscontri, perché veramente la qualità del documentario è molto alta, questo posso assicurarvelo da spettatrice. Però c'è anche il rovescio della medaglia, appunto, quanto questo, come vi ha spiegato, appunto, sono fondi che lei ha messo avendo un supporto no profit, che sono per esempio una cosa molto interessante per noi italiani, perché non ci sono questo tipo di organizzazioni, non c'è questo tipo di interesse a finanziare dei progetti di questo tipo in Italia, però comunque questi soldi non bastavano, e per cui Lisa ha utilizzato anche i suoi fondi di pensione, quello che sarebbe stata la sua futura pensione di un lavoro stabile che all'epoca aveva. E comunque non sempre poi l'attenzione che c'è verso questo tipo di realizzazioni cinematografiche e giornalistiche è estremamente corretta, come adesso lei vi mostrerà. Ok, ecco questo New York Times Magazine, e Josh, lui è il soggetto di Deep South. Il protagonista. La protagonista, sì, grazie. E questo New York Times, Joshua Alexander, forse in inglese, perché there's no mention in any of these of Deep South. So Josh is on La Coperta di Science Magazine. La copertina. La copertina. Okay. But again, no, there's no mention of Deep South. And the reason that, you know, the New York Times and Science Magazine even know about Josh is because of Deep South. So, and then here's a CNN article. No one should be fired for being gay. And this talks about the underground gay families that we also explore in Deep South. And Cedric Sturdivant is Josh's gay father, but there's no mention of Deep South. Una sorta di cannibalizzazione dei media tradizionali, che hanno trovato evidentemente molto interessante la storia raccontata dal documentario. Talmente interessante da raccontare, in alcuni titoli, raccontare la storia di Josh, il protagonista, che non avrebbero mai trovato senza il documentario, per cui... Here's another example, The Atlantic, and they did mention Josh, who's the subject of a new documentary, Deep South, and that's just my own article for the Los Angeles Times. So I just, you know, again, there's the successes of, you know, the reality is, yes, the film is very successful and we're finding audiences. We've been all over the South to black churches and or community organizations, and we've been on the road and people are really responding to the film. But the reality is, I can't do this again in the same way. So I can't liquidate my IRAs, and I can't, you know, I need to fundraise before. And so I propose that there maybe is some kind of system of collaboration between the mainstream media and what I'm doing, because obviously there is interest, I just can't do everything. Serve traduzione o no. No, solo ripetere Atlantic, New York Times Magazine, CNN. E l'altro per CNN. CNN, right, where the subjects were featured in those publications, but not, Deep South wasn't mentioned, only in the Atlantic. Yes. It was in. What was the reason? The fact that they didn't. You know, my subjects always talk about Deep South because they're in the documentary, and they think that I maybe send to these organizations, these news organizations, but they never contact me, or if I try to contact them, they don't respond. And I think it's just the way that their system works. You know, they found Josh, and they did the reporting. Okay, Josh was in a documentary. But it was, they don't feel the need, I guess, to make that attribution that he's in a documentary. So. Possiamo solo come cosa che le domande adesso, perché l'idea è di dare molto spazio alle domande, per cui magari quando Lisa ha finito facciamo partire Andrea e poi facciamo le domande dopo, così è. Ok, invece Andrea ha una storia da raccontare diversa, che parte dall'Italia, tra l'altro da Perugia, arriva a New York e qui torna. Sì,
Io sono nato a Perugia e 4 anni fa mi sono trasferito a New York. Ho iniziato facendo uno stage al Sole 24 Ore, poi lo stage è diventato il lavoro e poi il lavoro è diventato una cosa che non sopportavo più e l'ho lasciato. E mi sono messo in proprio, ho iniziato a fare il freelance, ho iniziato a collaborare con giornali più vari, con Il Libero e Il Manifesto, che era la grande antitesi vivente, e ero diventato un po' una piccola mascotte per questo, perché scrivevo per tutti quelli che non avevano un corrispondente in America, più o meno, giornale più, giornale meno. Quando sono iniziate le elezioni americane, quello che non volevo fare era seguirle da New York, come si fa normalmente, cioè traducendo il New York Times o mettendo insieme il New York Times o il Wall Street Journal e cercare di fare un articolo con magari qualche impressione. Però io non ero mai andato in Alabama o in Michigan per seguire un comizio. Quindi ho iniziato, sono partito dall'Iowa, che era il primo gennaio, pomeriggio del primo gennaio, mi sono imbarcato convinto che stessi per fare una cazzata, perché andavo là senza sapere quello a cui sarei andato incontro. E ho preso un motel, ho fatto tutto a spese mie, un volo low cost, e ho cominciato a seguire tutti questi comizi, e la cosa mi ha economicamente rovinato. Però lì ho capito qual era il valore aggiunto di essere sul campo per la prima volta. Quindi ho cominciato a pensare parecchio a quello che poteva effettivamente essere seguire queste lezioni sul campo. Ho saltato la seconda tappa perché non avevo più soldi, poi ho deciso di partire facendo couchsurfing, viaggiando in autobus, e quindi sono partito. L'idea era fare South Carolina e Florida senza mai tornare a New York, con parecchie ore di pullman in mezzo, e è diventato un viaggio da 15 stati alla fine. Il fatto è stato che quei pochi averi, i soldi che mi hanno mandato i miei genitori, così a metà del viaggio sono finiti, e ho deciso di provare anche un crowdfunding per mettere insieme tutte parole inglesi che avrebbero confuso i lettori, di provare un crowdfunding per finire questo viaggio. Dalla seconda tappa in poi la cosa importante che feci fu di scrivere in un blog tutte le mie avventure, tutte le persone che incontravo giorno dopo giorno in autobus, sui divani delle persone che mi ospitavano, che è un'America totalmente diversa da quella che siamo abituati a conoscere a New York, a Los Angeles, a Boston, a San Francisco, in America, che non è da nessuna parte, che non è mai raccontata, che Lisa ha raccontato sicuramente bene in Deep South. E quindi raccontando tutti questi personaggi, tutte queste storie, tutte queste avventure, che ovviamente anche per me mi sono sentito a un certo punto una specie di protagonista di quel blog, ero il protagonista di quel blog. Mio malgrado è diventata quella la notizia, quello che prima mi spaventava, cioè essere un giornalista squattrinato che faceva di tutto per andare appresso ai grandi corrispondenti, quindi mi sentivo ovviamente peggiore di loro in qualche modo, no? Perché loro ci hanno chi è disposto a pagare per questo, e io invece lo facevo a spese mie. Può sembrare ridicola come cosa, e invece quella è diventata a un certo punto la forza, è diventata la parte principale del viaggio. Quindi sì, le cronache politiche, i comizi, tutti i comizi negli angoli più sordi d'America, in casinò, ho visto comizi ovunque, in ristoranti di campagna, e ero l'unico italiano a essere là, quindi questo mi ha regalato una serie di storie che poi ha costituito il prodotto finale, che è stato il libro. E questo blog ha creato una sorta di traino poi per il mio crowdfunding, perché avevo centinaia. Il libro esiste, quanto diciamo. Il libro è cartaceo e ebook, quindi questa è la prova che è anche cartaceo. E
diciamo, tutti i lettori che ogni giorno arrivavano sul blog, curiosi di sapere se ce l'avevo fatta un'altra volta, se mi avevano ucciso al bivio tra Greenville in Alabama, hanno costituito la base di questo libro, di questa seconda parte del viaggio, hanno contribuito. E il giorno in cui ho capito che la svolta sarebbe stata questa, fu proprio a metà viaggio, avevo appena intervistato Santorum, che era il secondo candidato più importante alle elezioni americane, e l'avevo casualmente intervistato il giorno più importante della sua campagna elettorale. È stato un colpo di fortuna grandissimo. Il giorno dopo controllo il conto, c'erano $10 e io stavo tornando a New York, c'erano 2 settimane di tregua, poi sarebbero cominciate le primarie e io ho detto, vabbè, qua ragazzi, 4 stati, è stato bello, ho ringraziato i lettori. In quel momento, nel momento in cui ho ringraziato i lettori, per la prima volta, che per un giornalista è una cosa meravigliosa secondo me, per la prima volta ho ricevuto email di lettori che mi ringraziavano del lavoro che avevo fatto, di quello che avevo scritto, di quanto l'avevo fatto divertire, delle storie che avevo raccontato, perché era una cosa che sui giornali semplicemente non c'era. E ovviamente mi sono un po' commosso, perché era il lavoro di anni, del tentativo di riuscire a fare il giornalista. E però subito dopo ho capito che quella sarebbe stata la giusta fine di questo viaggio. E quindi ho provato un crowdfunding che è stato particolarmente fortunato, perché l'ho lanciato e avevo chiesto €2000 in 2 settimane, in 48 ore l'avevo fatto. Quindi, e poi mi sono stati donati il doppio dei soldi. E grazie a questa esperienza poi sono riuscito a finire le lezioni, sono arrivato fino alla nomination, ho fatto le convention e ho finito per scrivere un libro, cosa che non mi sarei aspettato mai quel 1 gennaio, partendo in aereo per Des Moines, in Iowa. Questa è la storia. Ecco, come dicevo appunto, sono 2 storie che sono in qualche modo 2 storie di successo, non c'è dubbio, però dal mio punto di vista, appunto, di giornalista che ha cominciato tanti anni fa in giornali che erano molto diversi da come sono oggi, in cui non che non ci fosse la difficoltà a entrare, per carità, perché anche tutti quelli della mia generazione il precariato l'hanno conosciuto ben da vicino e sperimentato, però era una situazione in cui comunque la destinazione naturale di un certo tipo di professionalità, di storie raccontate, erano comunque i giornali, che erano quella cosa che conoscevamo fino a tanti anni fa. Adesso, in questo momento in cui le cose stanno evolvendo rapidamente, succede che appunto il ricambio dentro i giornali si è bloccato, è molto difficile per i giovani entrare. Quello che non è cambiato anche in parte la cornice dei nostri giornali, perché non c'è più solo il giornale di carta, c'è il digitale. Io per esempio sono una di quelle che è passata dalla carta al digitale, adesso torna alla carta, per cui ho un'idea abbastanza naturale, nel senso che secondo me poi il giornalismo è uno, cioè il giornalismo fatto male, il giornalismo fatto bene. Poi spesso si guardi alla cornice e non al contenuto, diventa un problema. Quello che loro hanno fatto è trovare dei contenuti molto interessanti, raccontare delle storie che vanno raccontate, perché sapere che nell'America di Obama l'AIDS è una piaga così devastante, qualche cosa che non conoscevamo, cioè i dati che vengono fuori dal documentario che Lisa racconta sotto forma di racconto, cioè un'opera cinematografica oltre che giornalistica, però ci racconta di un mondo che non conoscevamo, perché comunque sono cose che magari pensavamo legate ad alcuni paesi africani, lo scopri in un paese che è quello che poi noi tendiamo sempre a raccontarci in maniera diversa, anche perché tante volte ce lo raccontano da New York e da Washington e non dalla profonda America, come tante volte anche l'Italia, cioè noi non conosciamo delle cose che succedono a 10 km da dove abitiamo noi, perché magari nessuno le racconta. Loro hanno raccontato delle storie in una modalità assolutamente non inedita, ma comunque abbastanza nuova. Quello che però tutti e 2 ci dicono è che non può essere questo il modello, cioè un modello, quello parlavo di startup, può essere una base di partenza su cui costruire ulteriori passi, ulteriori step. È evidente che nessuno dei 2 può affrontare
ricominciare dallo stesso punto, ecco, rifare quello che hanno fatto nelle stesse condizioni. E dunque è necessario, dal mio punto di vista, che ci sia poi un cambiamento, tutto questo segue un'evoluzione che fa sì che poi giornalisti che raccontano queste cose in questi modi, che portano contenuti di così grande qualità, trovino degli interlocutori. L'interlocuzione non può essere più, evidentemente, questo vabbè, ci porta su altri paesi che non abbiamo il tempo di sviscerare, però che necessariamente chi sta fuori debba entrare dentro i giornali, anche perché il paradosso è che oramai noi che siamo dentro i giornali abbiamo sempre meno tempo da dedicare in maniera così approfondita ad alcune storie, cioè anche i corrispondenti, quello che Andrea dice, anche i corrispondenti dei grandi giornali dell'America non possono permettersi di stare settimane in giro per l'America, perché raccontano, perché magari è un corrispondente, anche i grandi giornali hanno oramai uno o due corrispondenti che raccontano la campagna elettorale, ma nel frattempo raccontano la finanza, nel frattempo raccontano la cultura, nel frattempo raccontano gli spettacoli, dunque non è pensabile, non è proprio più sostenibile, ecco, la chiave di quello di cui stiamo parlando è proprio la sostenibilità, cioè qual è la sostenibilità sia in termini di modello, sia in termini di sostenibilità economica e di questo tipo di evoluzione. Io personalmente penso, ma adesso poi lasceremo anche molto spazio alle vostre domande, che sia importante che noi che siamo dentro conosciamo quello che viene fatto da persone che portano contenuti, storie ai media, che poi possono essere gli interlocutori, possono essere dei giornali, possono essere delle televisioni, possono essere comunque anche dei media integrati, però è anche importante che poi chi invece vede le cose dal di fuori capisca quanto poi è cambiato anche la modalità del lavoro dentro i giornali, cioè il flusso delle notizie aumenta in continuazione, il tempo diminuisce, la quantità, cioè i giornali che si declinano su carta, sul digitale, sul multimediale, significa comunque tante cose in più che si fanno paradossalmente con meno persone di quanto lavorassero nel giornale anche solo fino a 10-15 anni fa. L'altra cosa che volevo che poi Andrea anche vi riferisse è, appunto, si parla tanto, appunto, queste parole americane che ogni tanto lanciamo anche noi, di cui ci innamoriamo, ecco, crowdfunding, che sembra la soluzione per tutto. Lui ha trovato la scelta sua è stata di scegliere un sito italiano piuttosto che invece Kickstarting, che è anche molto utilizzato. Magari su questo vale la pena che tu racconti qualcosa. Sì, io innanzitutto il mio crowdfunding è stato fatto un anno fa, e fu appunto un ottimo successo, perché anche era frenato da questo blog e ero uno dei primi giornalisti a usare questo metodo di finanziamento in Italia. Scrivevo per tutti i giornali, quindi ero anche conosciuto nelle varie redazioni, quindi questo ha aiutato a creare un piccolo base intorno al progetto, e è stato un ottimo successo. Una settimana fa ne ho lanciato un altro di crowdfunding per provare a raccontare come sta cambiando la percezione dell'omosessualità negli Stati Uniti in vista della sentenza della Corte Suprema che a fine giugno deciderà per la prima volta sui matrimoni fra persone dello stesso sesso. E questo crowdfunding senza quel traino è molto più lento, nonostante io sia la stessa persona. Sta andando bene, sicuramente arriverà a raggiungerò l'obiettivo di 3.200 euro, però noto la differenza. La differenza è che il crowdfunding è di per sé uno strumento utilissimo per progetti indipendenti, è uno strumento fondamentale per raccogliere soldi se si ha una buona idea, però non basta creare il progetto. Mi ricordo che qualche mese dopo che avevo lanciato il mio primo crowdfunding, mi scrisse un ragazzo che voleva creare una web radio, che aveva già, erano quattro amici, avevano programmato tutto, avevano lanciato il crowdfunding, raccolta fondi di un anno, e dopo un mese non avevano raccolto donazioni.
E questo mi ha fatto riflettere molto, perché loro erano ragazzi, credo, della periferia della provincia di Bologna, che hanno provato a usare questa piattaforma, però non avevano la possibilità di diffonderla, non avevano la fortuna che avevo io magari di conoscere tante persone, di avere magari tanti followers su Twitter che hanno dato un eco maggiore al progetto. E quello forse è stato proprio lo strumento migliore per me, lo strumento più importante, insieme ovviamente a Facebook, che ha portato l'aiuto dei miei amici invece. E quindi è un progetto, il crowdfunding è uno strumento che funziona, bisogna capire come utilizzarlo, bisogna capire come pubblicizzarlo, e bisogna anche essere bravi nel creare il progetto, nello spiegare il progetto e nel convincere le persone a donare anche 5 euro, perché non è, specie in Italia, ancora siamo un po' restii magari a usare la carta di credito su internet o a fare il passaggio immediato da ho visto il libro su internet, io lo vedo per il mio libro che si compra solo su Amazon, e non tutti anche se vogliono comprarlo lo comprano, perché l'acquisto su internet è ancora diciamo un tabù per alcuni, non per tutti ovviamente, cioè, per fortuna, però quindi è molto più lento come processo. E poi c'è il problema grosso, il motivo per cui in America Kickstarter funziona benissimo è che, oltre a avere già una grossa piattaforma da solo, il sito è molto popolare, ci sono persone che la mattina si svegliano, controllano Kickstarter e vedono a chi donare, a quale progetto donare, quelle persone poi deducono dalle tasse la donazione, mentre in Italia questo non è possibile, e quindi è un incentivo a finanziare giovani start-up o giovani imprenditori, giovani giornalisti, che qua non abbiamo concettualmente, ma anche legalmente abbiamo degli intralci, diciamo. I didn't actually try to use Kickstarter or crowdfunding for this project. I did pitch it to CNN and Current TV, which I know you have here, but they weren't really interested in it, and I think it's because I didn't understand the story that I was telling when I started out. So there is a period where, before you even really have your story, that you have to go out and do the reporting, and the, you know, you have to be on the ground. So I think that's also difficult too, because you don't know until you go. I can't be in New York writing my story and then go and just film it. It doesn't happen. Investigative journalism doesn't happen that way. Sì, stiamo parlando di entrambi i casi di storie che adesso noi raccontiamo, perché le stiamo già raccontando, che sono già state raccontate da loro. Però all'inizio, quando l'investimento di cui parlavo prima, un grande investimento personale, non solo economico, era anche il rischio di andare a cercare una storia. Andare a cercare una storia, cerchi una storia, loro hanno trovato delle storie belle, appassionanti, che poi hanno trovato eco nel pubblico e nei media, ma le storie vanno costruite. Non è detto che la storia, magari appunto nel caso di Lisa c'erano questi dati sconvolgenti sulla diffusione dell'AIDS in questi stati, non è detto che poi la storia che avrebbe trovato sarebbe stata così interessante. Al contrario, quello che lei ha trovato è che la realtà era molto più articolata di quanto gli stessi dati raccontassero. Però questo ha richiesto appunto un investimento di tempo e di rischio che non era assolutamente prevedibile, calcolabile, e che non è detto, appunto, sempre per ritornare alla stessa parola di prima, che sia sostenibile. Cioè, un investimento, nel nostro caso è stato un investimento su noi stessi, sì, inizialmente, sì, umano, e che può portare a un buco nell'acqua a volte. Cioè, bisogna avere fiducia nei propri mezzi, credo, in alcuni casi, anche nei momenti di maggiore difficoltà, perché io sono sicuro che Lisa, come me, ha avuto dei momenti in cui sarebbe scappata e tornata a casa e a fare l'altro progetto, credo, no? Magari quando tutto va male ci sono dei giorni in cui sei da solo nel mezzo della campagna,
campagna non elettorale, campagna vera. E non hai un soldo in tasca, non sai come arrivare a mangiare o a dove dormire. Ce ne saranno 10 di episodi del genere in cui atterro a Porto Rico e la persona che mi doveva ospitare si è volatilizzata. Quando atterro non sapevo dove andare, non avevo idea di cosa fosse Porto Rico e ho cercato per ore, ho scritto a tutti gli abitanti di San Juan che erano su Couchsurfing per trovare qualcuno disposto a ospitarmi. Quello che mi ha ospitato è stato un ragazzo che si era trovato nella stessa situazione a Londra anni prima e fu salvato da un italiano, mi sono aiutato per questo semplicemente. Poi sa. Sì, poi è stato tutto per me un rotolarsi intorno al paesà, perché l'altra cosa, il foglio, il giorno che raccontai questa storia su Libero, perché loro saranno appassionati veramente alla mia avventura, e mi dissero no, la devi raccontare tutta, io racconto. Proprio mentre a Porto Rico esce questo articolo, il lunedì il foglio dei fogli, che è come non so, una convocazione allo stage della nazionale, io l'ho definita all'epoca, perché fa piacere, prendono gli articoli più interessanti, non era mai successo, e riprendono questo articolo, cambiano il titolo loro, e era l'italiano senza soldi che insegue le elezioni americane, era una cosa del genere. E giocavano molto sul fatto del paesà anche loro, perché il giorno che intervistai Santorum, diciamo la persona dello staff di Santorum che mi diede la possibilità di parlare con lui era italo-americano, era una comunità di italo-americani del Colorado, così, mi disse vieni te lo presento, arrivò da Santorum e mi disse Senator, Isa, paesà! E da lì sono diventato il paesà che seguiva le lezioni. Neorealismo 2.0. Sì, era un'Italia americana, italo-americani anni 50. Era. Direi che possiamo lasciare spazio alle vostre domande, così, perché il tempo purtroppo non è molto, per cui... If you had that before any cinema experience before driving or the story, or if you just started from zero and then went on? So I went to journalism school at Columbia University. I changed my career. So at about 27, I went to journalism school. And from there, I worked at PBS, which is public television in the United States, and then I worked for Current TV. And so I did a documentary called The World's Toilet Crisis for Current TV, for the Vanguard series. But that was my only, I had done video, short form videos before, but that was my only longer form video. And I always knew what I didn't want to do. Like I didn't want correspondent driven narratives. I wanted the stories to come from, you know, within the place. And so, you know, going along, you know, and those were my options. Do I have a correspondent? And then do I go across the South? And then, like, who's this girl who's driving all these miles across the South? So I always knew what I didn't want along the way. And then I had a great cinematographer, Du Lin Tu, who shot most of the film, the whole film. And we knew the story was so complex. You know, so I didn't want to reduce it to this is good and this is bad and then, you know, this is how you solve HIV AIDS in the United States, because I have no answer. You know, what I can do is chronicle the experience and document the reality and link things that are not readily linked. And that's what I tried to do. So kind of you watch the film and people react to it where they're at in their own lives. In the meanwhile, the 3 years, I'm sorry. No, please. But in the meanwhile, the 3 years, what were you doing? I was working on a project for Current TV, which fell through. They closed, or Vanguard ended. And I was, you know, living off of my IRAs. Because I worked for like 7 years before I went to journalism school, I had a retirement fund. So, and I moved home with my parents. I moved out of New York City. I was 30 years old. I moved home with my parents. And just, you know, made it work, you know, but I can't do that anymore. You know, it's just like, okay, I took the risk, but now it's like, what's next? And as a result of it, I mean, I'm here, not talking Italian, but I mean, I'm here.
parlato benissimo. But you know, and it, so it has opened, it has given me opportunities. And anyone who's doing a story on HIV in the South now, they call me in a sense, because all of the people that they talk to say, "Hey, have you heard of that documentary, Deep South?" So that's been good. But it's still a struggle. It's still fashion, but no money. But no money yet. Yeah. One day. Although when I screen it, I do get paid to screen it. So organizations bring me in to screen it. There was the 50,000. No, that was MAC Cosmetics, beauty products. Mm-hmm. They have MAC AIDS Fund. They gave me $50,000 up front to do it. And then I had 50,000 of my own money to finish it. And then now, wherever I go, I get paid to screen it. Questo anche non è molto comune in Italia, di essere pagati per mostrare il proprio film in una proiezione che ogni volta raccoglie evidentemente molto interesse. I'm currently living, I'm breaking even. Like from festivals? Not festivals, festivals don't pay at all. but these little screenings that I do, community screenings. I was wondering if you can describe the mechanism of Kickstarter, so if there are other stories of successful projects going through that channel, and also which is the role of foundations in the United States. There are several foundations financing journalism. I want to know more about that. I don't know much about Kickstarter, although maybe, forse su Kickstarter poi può dire Andrea, invece sulle fondazioni, su questi. Vai, vai tu. For the foundation work. I only had one. I actually applied for several grants and got denied from many, many, you know, of them. But I only had the grant from MAC Cosmetics. But I do see a lot of foundation money going into supporting projects. Mm-hmm. I was lucky in my case that MAC Cosmetics really didn't have any input into the editorial decisions, like at all. Like I changed the story several times and they didn't say anything, and I know that isn't always the case with foundation work. Gli hanno chiesto un product placement di MAC. No, I wish. No, there's no, I mean, they really just wanted the story to get out there in any way that it could. I wish, yeah, I would slap a logo on it. I'd love for it to be in their stores, but as a form of my advertisement, but it hasn't been the case. In order, I would go that route, the foundation route again, once I flesh out another idea, because they're at least up front, they're interested in the subject. And then for me, what I always say is I bring my journalism and storytelling to it, and I don't want to do an advertisement for your company. It actually serves you more if I don't do that, if I give a more complete picture of the issue, right? Because for HIV/AIDS in the United States, I didn't have to prove anything. The statistics are all trending in one way. It's shocking that the media doesn't cover this. So for me, I say, well, you know, for this, I didn't have to advocate for it, nor do I want to. E l'altra cosa interessante che è una grande differenza tra noi e gli Stati Uniti è che anche per queste facilitazioni in termini di tasse di cui parlava prima Andrea, ci sono moltissime associazioni filantropiche che finanziano attività giornalistiche, start-up. Per esempio c'è una interessantissima che sta finanziando dei progetti di giornalismo locale, cioè aiutando comunità a creare giornali digitali che evidentemente costano di meno dei giornali stampati, e che in qualche modo adottano questi giornali per un periodo che in genere è un anno. Stanno avendo dei risultati abbastanza straordinari, perché questo sta permettendo la rinascita di un giornalismo locale, tenete conto anche di comunità molto piccole, legate poi al modo in cui sono strutturate le comunità negli Stati Uniti, che dipende, è molto diverso anche da Stato a Stato.
E questo è interessante perché è qualcosa che per noi è proprio fantascienza, cioè associazioni che possono essere sia associazioni che hanno delle attività economiche come banche, come da noi per esempio le banche finanziano delle volte delle attività artistiche, oppure sono invece semplicemente anche lasciti ereditari di persone che hanno lasciato dei soldi per sviluppare, per aiutare lo sviluppo del giornalismo indipendente, cose che a noi un pochino fanno effetto perché sono molto lontane, ma che invece hanno, stanno avendo un grande impatto con questa chiave, cioè l'idea di sostenere dei progetti per un periodo e poi i progetti che sono in grado di finanziarsi a sé, per esempio questi giornali locali di cui vi parlavo, raccogliendo micro pubblicità locale, a quel punto poi vanno con le loro gambe ed è stato proprio un sostegno che è servito solo nella parte iniziale. Invece su Kickstarter può parlare. Tra l'altro leggevo l'altro giorno che un ragazzo di 30 anni, in una, non ricordo in quale stato, ma nel Midwest mi pare, aveva iniziato, non era soddisfatto dell'informazione che riceveva nella sua piccola comunità e ha iniziato a tenere un blog per raccontare meglio i fatti, andava in tribunale, andava in comune e scriveva. Man mano ha cominciato ad avere volontari, ad assumere persone, questo sito è diventato un sito molto seguito. Lui è partito con un crowdfunding finanziato dalla comunità locale e adesso ha praticamente aperto un sito di informazione partendo dal nulla, partendo da solo e attraverso un crowdfunding. Quindi crowdfunding può essere utile se si costruisce qualcosa prima, non è il punto di partenza ma un punto intermedio, cioè una costruzione iniziale, un crowdfunding e poi diciamo un finanziamento per aumentare la capacità di scrittura, copertura o qualunque altra cosa, parlando di giornalismo, ma è così anche in altri ambiti. Ad esempio uno dei Kickstarter più riusciti è stata una console che voleva fare, farà anzi competizione a PlayStation e Xbox, che ha raccolto, volevano $1 milioni, credo ha raccolto 10 milioni, sono cifre del genere, e questi ragazzi sfruttando Android, sfruttando, non sono un esperto in materia, però hanno promesso di costruire una console che uscirà adesso a giugno effettivamente, quindi è utilizzabile in qualsiasi ambito. Zach Braff, che è un produttore, attore, protagonista di Scrubs e di altri film della versione americana di L'ultimo bacio, ha intenzione di fare un film adesso e ha chiesto $2 milioni di finanziamento, è già a metà del percorso, quindi è un sistema che sta diventando mainstream in qualche modo in America, utilizzato anche da da chiunque, come se qua Scalfari decidesse di aprire l'Espresso e parte un crowdfunding. Fondamentalmente il senso è quello che sta succedendo adesso in America. Le piattaforme, adesso non ricordo bene la domanda, ma le piattaforme sono parecchie, cioè sono alcune italiane. Ti anche qualche esempio di successo, no? Qualche esempio di successo, beh, cioè, son parecchi, sono ad esempio un altro film che è stato girato recentemente, scritto da Bret Easton Ellis, con protagonista Lindsay Lohan, è stato finanziato tramite crowdfunding, è finito sulla copertina del New York Times Magazine un paio di mesi fa, questo è il primo che mi viene in mente, ma sono veramente tanti crowdfunding di successo. I have one example of a success. My friend Corey Silverberg wrote this children's book called What Makes a Baby? And What Makes a Baby? And he had $9,000 that he wanted to raise, and he raised $65,000. So, and he put it all towards the production of it. But he talks about, if you email me, I can send you his, and how he did it. And he said it's work. He was working, the campaign.
And also another thing with foundation money, you know, I don't know in terms of mainstream media, if you take money from certain foundations or certain companies, you know, if that's considered objective too. So that's something that I think about, will this ever be able to go mainstream if I accept certain money? It would be a great problem to have. I don't have that problem right now, but that's another thing that I, you know, is it gives you the money to tell the story, but then does it taint the story in some way? I don't know. Purtroppo il nostro tempo è finito e vi ringraziamo tutti. E se magari possiamo